Nell'ambito di Future Design, la grande vetrina di eccellenze del mondo dell'architettura, ricavata all'interno del programma del SAIE 3 di Bologna, spicca l'appuntamento con Daniel Libeskin, architetto, artista e designer di fama mondiale, che vanta nel proprio curriculum realizzazioni di rilievo assoluto e che fa già parte della storia con il suo master plan per Ground Zero a New York, ovvero il progetto scelto per la ricostruzione dell'area delle torri gemelle di Manhattan, che verrà portato a termine nel 2014. Conosciuto in tutto il mondo, Libeskin sarà a Bologna con la moglie e la collaboratrice Nina già dai primi giorni della kermesse. Dopo la direzione della Biennale di Venezia, altro colpo per Rem Koolhaas. L'archistar ha infatti vinto con OMA il bando per la realizzazione di un nuovo edificio a Shenzhen, dove è già in fase di completamento un altro grattacielo, OMA, la Shenzhen Stock Exchange, situato nel cuore del distretto commerciale della metropoli. Il nuovo edificio si chiamerà Essence Financial Building e ospiterà uffici in una struttura di 180 metri, caratterizzata da una linea compatta e uniforme e da una grande apertura nel mezzo della quale emerge una terrazza che si affaccia sullo Shenzhen Golf Club. A 12 anni dal giubileo, una serie di interventi cambieranno Roma Termini. Sono entrati nel vivo i lavori per la realizzazione di una nuova galleria di servizi della stazione sul nuovo mezzanino di fronte alla testa dei binari e anche per il parcheggio multiplano. I cantieri, avviati la scorsa estate, hanno un valore complessivo di 83 milioni di euro e una durata di circa 40 mesi e di circa 50 mesi per il parcheggio. A questi interventi di grande complessità ma anche impatto si aggiungeranno la riqualificazione del Forum Termini e della Galleria Centrale che unisce via Giolitti a via Marsala. Dopo Ai Weiwei, Herzog e de Meuron, che ne hanno curato il progetto per il 2012, il Serpentine Gallery ha annunciato il nome dell'architetto che progetterà la 13ª edizione del Serpentine Gallery Pavilion, il padiglione temporaneo dei giardini di Kensington a Londra, che da giugno a settembre ospita eventi e attività culturali. La scelta è caduta su Sou Fujimoto, celebre architetto giapponese, già docente all'Università di Kyoto fino al 2007. Il padiglione di Fujimoto si caratterizza per le strutture leggere costituite da barre d'acciaio e copre una superficie estremamente flessibile di 350 metri quadri.